Bentornati, ciao a tutti! Allora, il video di oggi è un unboxing più haul perché in sostanza stamattina ho fatto un po' di shopping, cioè in realtà ho preso poche cose, ma comunque volevo mostrarveli in questo video e in più mi sono arrivati un paio di pacchetti che secondo me potrebbero interessarvi assai. Comunque sì, vi faccio vedere l'ammontare al momento di cose che ho da mostrarvi così capirete, cioè ci siamo intesi, no? In realtà è più cartone che altro. Comunque sì, vediamo subito, partirei dalle cose che ho acquistato stamattina in realtà, perché sono relativamente poche e meno interessanti di quello che invece c'è dentro alle scatole, quindi vi faccio vedere subito tutto. Inizierei con la cosa più noiosa di tutte, le salviettine. Sono stata dai cinesi perché ho comprato anche un vaso e allora ho preso queste salviettine della Speedy Care Baby Line Sensitive. In sostanza sono pacchetti da una svagonata di salviettine, non so neanche quante ce ne siano. Comunque c'è scritto che ha 98,5% formula di origine naturale, quindi top. E niente, le tengo da tenere appunto sul tavolo dove mi trucco, così quando mi sporco con fondotinta, correttore eccetera, ho sempre qualcosa per struccarmi. E adoro questa chiusura perché fa sì che non mi si secchino tutte le salviette. Poi sono stata anche da H&M, in realtà ho provato 2-3 cosette ma alla fine sono uscita soltanto con una maglietta, purtroppo, perché in realtà sto cercando di cioè ho eliminato un sacco di roba dall'armadio. Il problema è che adesso sono rimasta praticamente senza vestiti e il cambio stagione per me è traumatico perché non so veramente mai cosa indossare. Quindi in sostanza io vivo in magliette a maniche corte, canottiere e cardigan in sostanza. Quindi alla fine cercavo delle magliette in realtà e l'unica che alla fine ho deciso di comprare è questa qua. Sono in fissa con le righe ma ho praticamente tutti i capi rigati dai pantaloni alle magliette e quindi questa è l'unica maglietta che è tornata a casa con me. È una taglia S della linea Basic, è costata 9,99, che per me è già un po' più di quanto vorrei spendere per una semplice maglietta in cotone, però insomma cadeva bene perché è quel tessuto, cioè non è 100% cotone, è quel tipo di tessuto un po' scivoloso addosso che appunto vi fa respirare. Odio le magliette aderenti, quindi io giro sempre solo con magliette un pochino più larghette per intenderci, e questa qua era molto carina e si va ad aggiungere alla mia collezione di capi striati. E niente, adesso prossimamente cercherò di fare un altro po' di shopping consapevole, ovviamente cercando qualche altro capo basic che insomma si adatti un po' al mio stile di vita. Poi invece ho fatto un saltino da Kiko, in realtà sono entrata solo per riprendere la mia matita per sopracciglia che ho comunque ripreso, sarei stata capace di uscire senza prendere quello che effettivamente cercavo. Comunque se riesco a recuperarla è questa, esatto, è la Precision Eyebrow Pencil, questa è nella tonalità 05 e l'ho praticamente finita la mia e quindi ne ho riacquistato un'altra. Vi ho già detto perché mi piace perché a parte come matita secondo me non ha fatto male perché ha questa mina super sottile che quindi vi permette di non esagerare col tratto, ma specialmente il colore è un marrone un po' rossiccio che è difficilissimo trovare in giro, insomma se cercate delle matite per sopracciglia, tant'è che né Nabla, né Diego Dalla Palma, né altri che ho visto in giro lo propongono, per questo io mi sono affezionata a questa. Sempre in tema sopracciglia, vediamo se la ritrovo, eccolo qua, ho comprato anche questo Eyebrow Fibers, ossia un mascara colorato nella tonalità 03, che riprende sempre il colore diciamo della matita perché è un po' più rossiccio, quindi in sostanza è uno di questi mascara per sopracciglia, come vi dicevo, colorati. E anche in questo caso, come potete ben notare, il colore è rossiccio. Siccome io sono solita utilizzare in realtà i mascara per sopracciglia trasparenti, ero curiosa di vedere come si sarebbe comportato questo, perché nel caso appunto la mattina non abbia voglia o tempo di star lì a riempirle con la matita, voglio vedere come va con semplicemente un mascara colorato. E anche in questo caso, tanto di cappello a Kiko che abbia fatto una tonalità un po' rossiccia, lo scovolino è un po' largo, sembra più proprio un mascara per ciglia che per sopracciglia, però insomma vi farò sapere come mi ci trovo. Un'altra cosa che ho comprato da Kiko, visto che al momento hanno tutti i mascara a 3,95, ho voluto provare un altro dei loro mascara. Questo è il Volume Attraction, che non ho mai provato prima. La confezione è questa, tipo color gunmetal, e lo scovolino è fatto così, quindi molto classico con le setoline, insomma, non in gomma ma quelle classiche,
Speriamo mi piaccia, perché da quando hanno tolto il mio preferito non ho ancora trovato un mascara di Kiko che mi piacesse, cioè che mi piaccia quanto mi piaceva quello. Quindi testeremo l'ennesimo mascara di Kiko per vedere se mi convince, però insomma è in lista per essere provato. Poi invece ho preso un'altra Creamy Color Comfort Lip Liner, ne ho una soltanto che è che era più chiara, credo, che è una tonalità beige, che però rispetto alle altre ho notato che non è altrettanto cremosa, forse anche perché contiene qualche micro pagliuzza di glitter, quindi ho deciso di provare la 302, non so se sia una di quelle in voga, famose diciamo, ma questa effettivamente è super cremosa, ha un tratto morbidissimo. Il colore, visto da qua, sembra un rosa un po' pescato, caldo, e niente, la proverò e poi vi farò sapere. Comunque l'altra non mi aveva convinto tantissimo, vedremo se questa sarà all'altezza delle aspettative. E basta, no, in realtà c'è un'altra cosa, eccolo qua. Ragazzi, sapete che, cioè non so se lo sapete, ma amo uno dei 3D Hydra Lip Gloss di Kiko, che è quel color corallo, pieno di glitterini dorati, cioè io lo adoro proprio come stesura, come comfort, come resa, e quindi volevo comprare un altro. In realtà ero più intenzionata ad acquistare una colorazione tipo rosa, un po' più neutro, fredda, senza glitter, ma poi ho visto questo, cioè mi crederete pazza. Però ho deciso di comprare il numero 27, credo sia, sì, che è un color lilla o glicine che vogliate, pieno zeppo di brillantini argentati. L'ho provato sulle labbra, cioè a parte il fatto che vabbè, se non lo stendete in maniera super densa non si vede la venatura lilla, però la cosa figa è che vi lascia proprio le labbra super luminose, quasi rimpolpate, cioè io non immaginavo, l'ho provato quasi un po' così per scherzo, per gioco, ma me ne sono innamorata e alla fine ho deciso di comprarlo. Amo tutto di questi gloss a partire dal packaging, che secondo me è veramente molto bello, è raffinato, elegante, è pesante, quindi vi dà proprio la sensazione di aver qualcosa di un po' più costoso di quanto non sia. E niente, questo qua l'ho indossato tutta la mattina e mi è piaciuto un sacco. Non ve lo faccio vedere adesso perché c'è un pacchettino di Nabla qua che aspetta di essere scartato e so già cosa contiene, quindi lo tengo per un'altra occasione, però se avete modo di darci un'occhiata in negozio non ignoratelo, perché questo secondo me è una di quelle gemme nascoste che non, a cui non bada nessuno, almeno credo, cioè non so, non l'ho ancora visto in giro per YouTube. Bellissimo, veramente bellissimo. Poi l'ultima cosa che ho acquistato io, almeno presumo fosse sì, dai, è questa, ed è lo scatolone più grande. Adesso ve lo faccio vedere. In pratica ho fatto un ordine su Mango perché ero alla ricerca di uno zainetto, perché quello che sto utilizzando al momento è di mia mamma e so già che presto o tardi lo rivorrà indietro, e quindi ho pensato bene di cercarmene, aiuto, uno per me. E ho girato dappertutto, su Zalando, su Asos, guardato da H&M, su Zara. Su Zara hanno degli zainetti bellissimi al momento, tra l'altro. Però alla fine quello che ha vinto, anzi, quelli che hanno vinto, adesso ve li faccio vedere, sono due che ho trovato. Madonna, sto scatolone, ragazzi, ingombrantissimo. Allora, oh wow! In sostanza, sul sito di Mango al momento stanno facendo degli sconti in cui erano anche compresi questi zainetti qua. E siccome non riuscivo a decidermi su quale acquistare, li ho acquistati entrambi. E vi dico anche il prezzo, ragazzi. Cioè, dopo vi faccio vedere gli zaini. Allora, il primo ho deciso di prenderlo nero. Dai, che carino! Scusate, sto letteralmente buttando in giro la plastica. Allora, il primo è questo qua, cioè quanto sciccoso è, a me Mango piace un sacco perché ha dei vestiti e accessori di classe, però più accessibili rispetto a Zara. Zara mi piace molto, ma trovo che sia a volte un po' troppo costosa, non era così una volta. Invece Mango vi offre la stessa qualità e a dei prezzi un po' più accessibili, e comunque quando fanno i saldi li fanno sul serio. Allora, lo zainetto è questo, vediamo se riesco da subito a chiuderlo. In pratica si presenta così, quindi è a sacca, non ha la traversina qua davanti, ha i manici fatti così con i forellini,
il classico manico corto qua sopra, un taschino qua davanti strautilizzabile, e mi piaceva un sacco perché all'interno è rivestito, quindi ha questo tessuto similtela beige, che è veramente molto elegante. Cioè, io sono esterrefatta dalla bellezza di questo zainetto. Quanto bello è! Poi non ho praticamente più borse nere, ne ho solo una a shopper, per dire, acquistata su Zalando, però sono dei capi, cioè non dico vestirsi di nero perché ormai ne sono venuta fuori, però gli accessori alcuni veramente bisogna averli, e questo è bellissimo, sono iper contenta. Il prezzo credo fosse, aspettate che ci penso, credo di averlo pagato sui 17 euro, scontato del 30-40%, e ho pagato entrambi gli zaini 17 euro, quindi in sostanza ho pagato in totale sui 35 euro per due zaini, anziché spendere 35 per uno solo. Questo è veramente bellissimo. Adesso vediamo l'altro. L'altro invece l'ho preso beige, perché ho pensato, dai, uno scuro e uno chiaro, e vediamo un po'. Allora, si presenta così, sempre, wow, questo è un po' più morbido e mi piace molto perché mi piacciono in sostanza le borse un pochino più comfy, più comode, non troppo strutturate, perché poi sono belle se siete vestiti bene, ma per tutto, cioè, per il quotidiano, diciamo, di solito non mi tiro così tanto. Vabbè ragazzi, adesso non sto a togliere tutta la plastica perché altrimenti finiamo stanotte. Comunque lo zaino è fatto così, un po' più classico, proprio con tutte le chiusure. Qua ha sempre, è sempre rivestito con questo tessuto beige e ha sempre la chiusura comunque con i lacci, si fa così e poi si chiude. I due taschini davanti, che sono anche questi utilizzabili, e niente, i manici sempre così, chiamiamoli in finta pelle, ed è carinissimo, un po' più casual. E niente, sono comunque capienti, per me è importante che ci stiano appunto la bottiglietta d'acqua, il portafoglio, il cellulare, un libro, la pochette per i trucchi, e mi sembra che rispecchino assolutamente le mie esigenze. E quindi questi sono i miei acquisti fatti su Mango, contentissima e non vedo assolutamente l'ora di iniziare a indossarli. Dopo, casomai, vi lascio nei link qua sotto, cioè vi lascio nell'info box qua sotto i link se sono ancora presenti sul sito, e se volete acquistarli anche voi, tra l'altro. Veniamo invece ai due pacchetti, uno di Neve Cosmetics, che apriamo subito, e l'altro di Nabla. Allora, Neve Cosmetics mi ha mandato una mail ieri, credo sì, dicendomi appunto che era in arrivo un nuovo prodotto. Neve ormai ci prende così alla sprovvista, e in sostanza deve essere una cipria. Eliminiamo anche questa carta e il cartone, e tada! In sostanza questa dovrebbe essere una cipria colorata che dovrebbe dare l'effetto, allora, Alabaster Touch, si chiama Smoothing Compact Powder, dovrebbe dare tipo l'effetto luminoso, livellato. Adesso la vediamo insieme, non ho ritoccato la cipria appositamente, quindi ve la faccio anche vedere indossata. La confezione è la solita delle ciprie di Neve, quindi ha questa confezione simil madreperla. E il prodotto si presenta così, quindi è un po' giallina, vediamo se la swatcho. Tanto al tatto è super morbidissima e anche super pigmentata, e sulla pelle effettivamente ha, adesso non vedrete ovviamente niente, ma quello che vedo io è una cipria che ha un effetto luminescente, quindi immagino che sarebbe bellissima per pelli secche o chi cerca un effetto luminoso. Vado ad utilizzare questo, credo sia il Disco Blush Brush di Neve Cosmetics, e la applico. Vediamo. Io comunque sto veramente utilizzando tutti i giorni le due ciprie di Neve, non mi ricordo i nomi, comunque le due ciprie proposte precedentemente di Neve, e le adoro. Cioè, veramente, sia quella trasparente che quell'altra con la cialda colorata. E vedremo se questa si aggiungerà al gruppo. Allora. Adesso con questa luce vedo poco o niente, in realtà. Prendo l'altro specchio. E che dite? Sì, ha lasciato la pelle un po' luminosa. Cioè, non, come si può dire, non lucida, ma appunto non è una cipria opacizzante al 100%, anzi,
molto carina, molto carina. Dopo con senza luci, diciamo, artificiali, devo vedere come si comporta il colore sulla mia pelle, se si vede più giallo o meno. Però insomma è un tipo di prodotto che sicuramente metterò alla prova e poi vi farò sapere. E sì, dai, per ora può andare bene, continuerò ad utilizzarla e poi vi farò sapere, e magari qua sotto vi lascio anche la data di uscita di questa cipria. Quindi grazie a Leve Cosmetics, apprezzo sempre tantissimo i nuovi lanci, e con le ciprie secondo me hanno fatto veramente un ottimo lavoro. E siamo giunti anche all'ultimo pacchetto, questo è quello di Nabla, che so aspettavate tutti. Se adesso ritrovo anche la forbicina, va bene, eccola qua. Quindi, cosa sarà mai? Sono ovviamente i nuovi Dreamy Matte Liquid Lipstick, credo si chiamino. E vediamo subito come si presentano. Cioè, io ragazzi, è da Natale, credo che abbiano... che avevano annunciato l'uscita di questo prodotto, quindi è praticamente 4 mesi che sono lì ad aspettarli. Allora, Dreamy Matte Liquid Lipstick. Wow, c'è anche un foglietto che tipo racconta una storia, e qua dietro ci sono tutti i nomi. Il cartoncino per la presentazione è questo, avevo già visto un'anticipazione. Qua dietro ritroviamo tutti i colori che, come potete ben vedere, partono dai più nude fino ai rossi, fino a colori improbabili tipo cotton, che è praticamente un pervinca. E qua abbiamo la scatolina con il solito bollino, che non vedo, mamma mia, ho sempre un attimo di agitazione quando apro questo bollino perché so che nasconde delle meravigliose novità. E ta ta ra ta! Ho perso tutto. Allora, allontaniamo la scatola e qua troviamo ben 5, 7 delle 14, credo, colorazioni, e mi sembra già di vedere che sono quelle che forse mi interessavano di più. Prendo a caso uno, perché adesso ovviamente avrete già visto un miliardo di video riguardanti questi, tant'è che io stessa non ho più il momento di wow nel vedere i packaging, perché li ho già visti in un paio di video. E quindi ritroviamo la scatolina, che è bellissima, quindi così con gommata tra l'altro sotto, con questa plastichina trasparente che si sfila, e qua dentro ritroviamo poi il rossetto liquido, che tra l'altro ho tirato subito fuori Narcotic, che credo fosse quello... è quello petrolio, fantastico! E bellissimi packaging, perché hanno il vetro, diciamo, opaco, satinato, che lascia intravedere il colore, e il tappo invece che è rose gold, quindi oro rosa. Li apriamo subito tutti e vi faccio anche vedere gli swatches. Dicono che siano iperpigmentati dalla prima passata, che abbiano una texture super confortevole, super elastica, super a lunga durata, profumano sì di vaniglia e cocco da quanto ho capito, e vediamo subito insieme il test della verità. È già bello, cioè bello, non che io possa indossarlo per andare a lavoro, ma sicuramente ha un colore molto particolare e divertente da provare. Quindi questo è Narcotic, che effettivamente è un color ottanio, quindi un blu molto scuro con anche una venatura verde all'interno. E vediamo anche gli altri che cosa contiene. Qua abbiamo Coco, che dal nome direi essere quello esatto, questo qua marroncino. Poi abbiamo Sweet Gravity, che è il secondo in ordine, quindi non proprio quello più chiaro, ma quello un po' nude rosato, diciamo. Questo lo voglio provare perché secondo me potrebbe essere quello preferito. Bellissimo il pack. Bello, è proprio un rosa nude, cioè anzi, sì, è una miscela tra il rosa, il marrone, il beige. Quindi dopo magari ne proviamo uno e vediamo come si comportano. Molto bello. Invece di qua abbiamo, aiuto, questo è Kernel, quindi in sostanza è la riproposta del rossetto matte già esistente. Il colore è questo qua, quindi un buon profumo. È un colore strano, non ho mai saputo definire Kernel. E questo qua non è da meno, perché sembra un miscuglio tra il marrone, il rosso, il rosa, cioè molto particolare, scuretto e molto d'impatto. Poi abbiamo Stronger,
Stronger sono contenta di averlo perché era quello più di moda, diciamo, perché è questo color quasi un po' grigino, un po' taupe, e ovviamente adesso queste colorazioni qua sono super in, super trendy, un po' come me in pratica, no scherzo, e voglio assolutamente provarlo, ovviamente mi starà da culo perché già lo so, però il fatto di averlo mi rende già molto più fica di quanto non sia. Poi abbiamo Grande Amore, anche questo sembrava essere uno dei preferiti, uno appartenente al giro dei rossi, che è un rosso in realtà, adesso vediamo, un po' corallo, bellissimo colore, questo qua. Raramente ormai indosso dei colori un po' più accesi, però sicuramente a questi qua darò più di una chance. E anche qua ritroviamo una via di mezzo tra un rosso, un rosa, un po' di bianco all'interno, molto bello, davvero molto bello. E per finire chi abbiamo, vediamo un po', 5 o'clock, che invece dovrebbe essere il rosa fucsia, che è questo, che è probabilmente, anzi senza probabilmente, è il colore più acceso tra quelli che ho, ed è questa colorazione qua, quindi un bellissimo rosa acceso, appunto fucsia. Cioè, ma non fucsia freddo, anzi, almeno con queste luci mi sembra di vedere che è un fucsia un po' rossiccio tra il neutro e il caldo. Che dite? Credo di non averne swatchato uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infatti non ne ho swatchato uno. Aspettate che rimediamo subito e più che altro devo ritrovare quello che non ho swatchato. Ragazzi, ah no, eccolo qua, Coco era, scusate. Era quello marrone, già che ci siamo, swatchiamo anche lui. Non so più dove... Wow! Che pigmento, ragazzi! È incredibile! Cioè, non mentivano quando dicevano che erano super pigmentati fin dalla prima passata. E belli! Adesso ne proviamo un insieme, non so ancora quale, ma... Forse... Grande Amore? Questo qua? Mi sembra quello un po' più interessante al momento. Anche se so che vorreste vedere Narcotic. Ma magari quello lo teniamo per un look un po' più particolare, eh? E in ogni caso, dopo troverete tutti gli swatch, le impressioni, le recensioni o qua sul canale o sul blog, quindi occhi aperti perché presto vi avviserò quando avrò pubblicato un po' di fotine di questi prodotti, eh? Wow! Beh, direi che la pigmentazione c'è. Oh oh! Ciao! Oh mio Dio! Ce l'ho dappertutto! Cioè, fate conto che... Ah, accidenti! Ignoriamo il rossetto che avrò probabilmente sui denti. Comunque, fate conto che una volta che l'ho tirato fuori non l'ho neanche più reintinto, diciamo, quindi mi basta a sufficienza assolutamente un'unica passata. E questo colore è divino! Cioè... Lo adoro, madonna, è una specie di, che colore è? È tra un po' di arancio, il rosa, il corallo un po' spento, cioè ditemi se non è bellissimo, obiettivamente, lo adoro, wow, cioè adesso capisco perché Grande Amore sembrava essere uno dei preferiti, è di una bellezza sconcertante, o no? Adesso mi state facendo venire voglia di provarli tutti. No dai, non ve li provo tutti adesso, no. Non so se farci un video a parte oppure tenermelo per delle foto. Comunque questo, cioè, love proprio, assolutamente. E adesso sto aspettando che si asciughi completamente, comunque... Vedete quando faccio così, attenzione. Vedete che rimane un pochino sticky, quindi le labbra sembra che si appiccichino un attimo, ma... Sono abbastanza convinta che se aspetto che si asciughi dopo sparisca, non dà fastidio sulle labbra, se rimane così per tutto il giorno io sono felicissima. Comunque il colore è bellissimo, quindi davvero davvero sono felicissima di averli ricevuti grazie Nabla, non vedo l'ora di provarli tutti e di farvi sapere come mi ci sono trovata. Fatemi sapere se c'è qualcosa in particolare che vi interessa, anzi lo so già che cosa vi interessa in particolare, però... Insomma, ditemi le vostre impressioni, se c'è già qualcosa che pensate di acquistare.
E basta, io per oggi ho concluso, c'è Charlie qua vicino che sta già ronfando e adesso ripulirò il macello che ho qua sotto pieno di scatole e scatoloni e spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi mando un carissimo abbraccio, un abbraccio e spero di rivederci nel prossimo video. Ciao! Muah!